e la vediamo nel Napoli Canta, di cui vogliamo proporvi un estratto. Vi ho portato un po' di caffè. Grazie. Siete gentile. Lavorate troppo, vi farà male. Domattina arriva l'impresario. Al suo benestare sono legate tutte le nostre speranze. Vi faccio tanti auguri. Grazie. Le prime opere, Laura strappa lacrime. Lei peraltro aveva proprio una bella voce, aveva delle doti, era una bella voce, per questo poi Giacomo Rondinella, insomma, l'avevano sentita, quindi avevano capito che comunque aveva una marcia in più sulle cose d'arte, non magari proprio il cinema. Lei poi è stata una grande attrice anche di teatro. Sì, quindi ha fatto tante cose davvero. Ma perché l'avete invitato? Per la tua carriera. Per la mia carriera? Ma sì! Quando il ministro saprà che sei tanto amico del suo medico. Ah, il medico del ministro? No, del duce. Ah, beh, allora, del duce? Ma chi vi ha detto una cosa simile? Ma come, non sapevi che era il medico del duce? Siete tanto amici, tu e lui. Io amico del duce? No, del dottore. Ah, del... Sì, sì, certo, come no? Come, non lo sapevi? Ma sì, lo sapevo benissimo. E perché non me l'hai detto allora? Io ho voluto la pace, Margot. La pace per il mio regno. La pace per i miei figli. A partire da oggi tu non lascerai più il Louvre. Così resterai con tuo marito e i vostri amici protestanti.